No, raga, e no. E no, sta cosa va risolta, però. E no, e no. Ciao ragazzi, bentrovati in questo nuovo video, nuovo episodio della nostra nuova serie su F1 24 con Nico Hülkenberg. Siamo al terzo episodio e oggi andiamo a fare ben due gare, quindi episodio molto ricco. Ma prima di scendere subito in pista, volevo prendermi 2 minuti per affrontare con voi il discorso della difficoltà. Perché qualcuno sotto i primi video, soprattutto sotto il primo in realtà, mi ha scritto alza la difficoltà. Allora, siamo a difficoltà 90, almeno le prime due gare le abbiamo fatte a difficoltà 90. E capisco. Soprattutto perché sotto la gara del Bahrain sono arrivati questi commenti in realtà. Ma io stesso, e ve l'avevo detto forse proprio in quel video, avevo riscontrato, ho riscontrato una certa facilità in qualifica. Mentre negli anni scorsi, a parità di difficoltà, l'IA andava più forte in qualifica e poi in gara era più lenta, in F1 24 mi sembra il contrario. Allo stato attuale, a parità di difficoltà, in gara faccio la giusta fatica. Ma in qualifica, effettivamente, per avere un as, vado un po' troppo forte rispetto agli altri piloti. Riesco a qualificarmi un po' troppo in alto con, non dico troppa facilità, ma anche facendo giri non perfetti, riesco comunque a stare comodamente in top 10. Quando per portare un as in top 10 dovresti fare il giro perfetto. Io in questo momento sono ancora in fase di rodaggio per la difficoltà. Tant'è che oggi proveremo con l'IA a livello 93. Voglio provare ad alzare un po' e vedere che succede, anche se stiamo andando su due piste che non mi piacciono per niente, su cui non vado per niente bene, quindi temo che non sarà un buon esperimento. Quindi lasciamo 93 e ci andiamo a fare il weekend di gara. Adesso che mi faccio le prove libere, ci vediamo direttamente in qualifica. Un caloroso benvenuti a tutti dall'Albert Park di Melbourne, dove stiamo per assistere alle qualifiche per il Gran Premio d'Australia. Ok, allora eccoci nel Q1, cerchiamo con un tentativo unico di strappare il biglietto per il Q2. Vediamo dove ci piazziamo con questo primo tentativo. P15. Male, molto male. Mi sa che questi 3 punti di difficoltà in più si sentono tutti, perché con questo giro non ci qualifichiamo. E non è un giro che ha grandi margini di miglioramento, secondo me. Forse un paio di decimi posso abbassare. Dobbiamo provarci. Gomma nuova. Andiamo. L'obiettivo è migliorare almeno 2-3 decimi, ma anche 4 se riesco, perché tanto gli altri miglioreranno. Niente, raga, non sto migliorando. Porca miseria. Non miglioro. Anzi, faccio pure peggio di un decimo. Questo raga vuol dire che siamo fuori dal Q2 probabilmente. Mancano 3 secondi, siamo ancora a P15, serve il miracolo. Serve il miracolo, bisogna sperare che nessuno si migliori, ma sicuramente qualcuno si migliora. Vediamo. Qui vediamo i primi 14. Oh, che culo, raga. Che culo, raga. Mamma mia. Quell'1.19.2 rimane buono. Si è alzata parecchio la difficoltà con 3 tacche in più. Allora, siamo nel Q2. Ho fatto il primo tentativo con gomma usata, ho fatto 1.19.5, quasi 6. Il decimo, che è Lewis Hamilton, fa 1.19.1, quindi secondo me dobbiamo migliorare di 6-7 decimi adesso con gomma nuova per provare a stare dentro. Vediamo. Stiamo abbassando di 8 decimi, dovrebbe bastare per stare dentro, speriamo. Vediamo. P6. E adesso vediamo gli altri però. Vediamo gli altri perché questo è stato un giro da Q3, era un giro quasi perfetto. Ho già visto che siamo scesi di una posizione. Spero non più di una. E infatti, P7, buono, buono, siamo dentro. Anche se è stato veramente faticoso per tirare fuori questo 1.18 e 6 non è stato per niente facile. Bisognerà ripeterlo anche in Q3 sto tempo. Allora, signori, con gomma usata ho fatto un 1.19.0, che è un buon tempo. Era anche questo un buon giro. Devo sempre riuscire a ripetere un giro buono anche adesso con la gomma nuova. Oh. Questo ci fa perdere un po' di tempo. Sempre fucsia nel secondo settore perché scarico tutto l'ERS e si sente. Però sono uscito male. Dai, forse possiamo stare di nuovo sull'1.18.6. Male qui. Forse sì, siamo sempre sull'1.18.6. Vediamo. Credo di sì, 1.18.6, sì, di nuovo, l'abbiamo rifatto. Infatti siamo in P7, che è più o meno la nostra dimensione. Ora vediamo che fanno gli altri.
Io più di questo veramente non potevo fare. Ho tirato fuori il massimo della nostra as. Vediamo. Partiremo P7, infatti. Buono, buono. Carlos Sainz P9, attenzione. Alex Albon P6. Wow. Prima dei cambiamenti dovuti alla pandemia, qui si svolgeva l'inizio della stagione, ma ora l'Albert Park è più avanti nel calendario della Formula 1. Benvenuti nella soleggiata Melbourne per il Gran Premio d'Australia. Oh, Fernando Alonso in pole, attenzione. Ah, quindi scaliamo in P6, è certo, perché Verstappen quindi è penalizzato, per quello non c'è. Verstappen, Russell. Eh sì, Verstappen non dice, quindi scaliamo in P6, buono. Allora, la strategia, ragazzi, la strategia. A me la cosa che dispiace di questo gioco è che non offre una grandissima varietà strategica, perché alla fine o fai gare al 100% oppure fanno tutti la stessa strategia. Questa cosa un po' mi scoccia, anche perché è sempre la stessa, è sempre gialla bianca, possibile? Sì, qui a Melbourne per forza. E io ritarderei il pit stop di un giro, lo farei al giro 10. Ci siamo. Via. Buona la partenza. Occhio a Sainz, dietro che è partito a fionda. Si butta subito dentro. Occhio Carlos. Occhio Carlos. Mi stringe di qua Albon. Buoni raga, buoni. Buoni. Carlos, dove vai? Capisco che hai fretta, però non possiamo smaterializzarci. Occhio. È passato. Quindi siamo riscesi subito in P7. Altro, questo sandwich tra Albon e Sainz ci ha fatto perdere pure parecchio tempo rispetto a quelli davanti. Cerchiamo di stare dietro a loro adesso. Perché se può farlo Albon, possiamo farlo anche noi, dai. Guarda Sainz che subito va ad attaccare Albon, occhio qui. Occhio qui che non c'è spazio, oh, rallentano tanto, devo tagliare per non andargli addosso. Scelto il punto peggiore Sainz per superare. Evidentemente molta fretta Carlos di raccodarsi al gruppetto di testa. Noi questa fretta non ce l'abbiamo, nel senso che per noi mantenere questo piazzamento già sarebbe tanto. Finisce il primo giro. Attenzione perché Albon adesso non ha DRS. E noi sì, quindi potremmo provare ad attaccarlo. Dobbiamo uscire molto aggressivi. Apriamo il DRS, ci dà all'esterno, ce lo prendiamo. Occhio alla staccata. Doveva staccare Albon. L'ha fatta la curva, bravo lui. I cordoli. Attenzione a Sainz che prova l'attacco. Siamo usciti forte da curva 1, siamo attaccati ad Albon, adesso c'è DRS qui. Anche se la zona DRS qui è molto corta, ci buttiamo all'interno. Albon tira staccate pazzesche, rimane davanti. Abbiamo anche rischiato di toccarlo. Attenzione a Sainz che si butta dentro, siamo in 3 qui. Non ci si sta, occhio. Albon sta facendo un po' da tappo adesso. Ci buttiamo dentro, copre l'interno Albon. Niente, si difende benissimo ragazzi. Occhio perché se ne approfitta pure Sainz. Si stanno ricompattando anche quelli dietro. Sta facendo un trenino Albon. Ci proviamo qui. Stavolta la tiro io la staccata. La tiro io. Oh, che cavolo, dai. Vediamo se abbiamo il passo per riavvicinarci a quelli davanti. Il Carbon non ha un grande passo, ma si difende benissimo, quindi ci ha fatto perdere parecchio tempo. Ma ragazzi, la Williams col DRS va fortissimo. Sì, perché si butta dentro, manda un po' largo. Mamma mia, che rischio, che rischio. Fatto vedere dentro, gli ho lasciato lo spazio ma sono andato largo, rischiavo tantissimo. Vabbè, questa immagino che sarà la nostra gara. Difendere la quinta posizione.
Anche perché dovendomi difendere continuamente da Albon non ho neanche modo di provare a fare giri puliti per riavvicinarmi a quelli davanti. È passato Sainz. Sainz lo ha superato e temo che Sainz sarà un osso un po' più duro di Albon da tenere dietro. Gli lasciamo l'esterno. Mamma mia. Staccate al limite. Qui è il punto in cui soffro di più. Esce fortissimo Sainz all'ultima curva. E stavolta passa, credo. Eh sì. Stavolta passa, anche se entra un po' lento in curva. C'ha pure il DRS, figurati. Boh, proviamo a farci trainare, perché lui sicuramente il passo per andare a prendere quelli davanti ce l'ha. Magari col DRS riusciamo a tenergli un po' la ruota, vediamo. Qui devo alzare il piede perché arrivo più forte alla curva, però non c'è spazio per attaccarlo. Attenzione perché qui usciamo meglio però. Usciamo meglio, c'ho il DRS. Scusa Carlos. Non sei abbastanza veloce per farmi da gancio, mi dispiace. Vai, diamogli l'esterno come al solito. Com'è che poi lui la fa lento questa curva? Usciamo forte di nuovo. E ci rimettiamo davanti. Ah, attenzione perché questo è il giro in cui faremo il pit stop. E infatti le gomme iniziano un po' a vacillare. Gli altri li abbiamo persi, ci giochiamo la posizione con Sainz e con Albon. Tra l'altro quest'ultimo si è già fermato, quindi rischio anche undercut. Ok, pit in this lap and remember the speed limit. We'll be penalized if we exceed it. Keep that in mind as you approach. Adesso attenzione. Occhio, occhio anche al traffico. Ok, ottimo il tempismo. Ok, go go go. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Ok, adesso cerchiamo di capire dove rientriamo e come siamo messi. Occhio anche alla gomma fredda. Dirò di noi George Russell. Non ho visto Sainz, dov'è? Sainz è dietro, buono. Sapete che credo che Albon sia davanti? E di tanto pure. A giudicare agli specchietti credo che sto facendo un po' effetto safety car, però pazienza. Attenzione Russell, attenzione. Viene attaccato anche da Sainz, occhio. Quasi la perdo. E Sainz passa su Russell. Eccolo lì, Albon è davanti, il maledetto MP6. Adesso c'è sicuramente qualcuno che deve ancora fermarsi tipo Bottas, ma Albon è ampiamente davanti. Ma di tanto proprio. Ha fatto un mega undercut. Ha tipo 7 secondi di vantaggio. È vero pure che io ho perso un sacco di tempo dopo il pit stop per difendermi da Russell e Sainz. E continuerò a perderne perché guardate qua. Devo chiudere tutte le porte. Stavolta esce troppo forte. Stavolta passa. Anche se forse no, gli tiriamo una staccata all'esterno che poi diventa interno. Devo alzare un po' il piede. Bene, bene. Bottas ahead. Ok, so gap to the car ahead. 9.0 seconds. Ok, they're on old hard tires. Their tires are 5 laps old. And the time last lap, 1 minute. Cazzo, ma pure Bottas si è fermato. Porca miseria, raga, pure Bottas ha fatto un mega undercut. Quelli non li prendo più. Abbiamo perso due posizioni. Ah. E basta, Sainz, occhio pure a Russell. Porca miseria, raga. Faceva tutta sta differenza fermarsi un giro prima e un giro dopo.
Dai Carlos, dai! Attenzione qui, tira la staccata all'interno. Passiamo. E ce la riprendiamo. Comunque, Albon e Bottas con quelle macchinacce mi stanno dando un sacco di pista, perché mi guadagnano qualche decimo a giro. È vero che sono obbligato a difendermi, quindi a fare traiettorie non ideali, però vanno tanto più forte. Attenzione, inizia il penultimo giro. Qui ormai ho capito che la migliore strategia in curva 1 è lasciargli l'interno. Paradossalmente si difende meglio dall'esterno, perché poi lui, se gli lasci l'interno, si trova tutto interno e deve alzare prima il piede, perché è troppo stretta la curva per poterla fare, per poterla preparare dall'interno. Quindi è meglio stare all'esterno in curva 1, anche perché poi diventa interno in curva 2. Comunque raga, queste prime gare riprendono un attimo il discorso della difficoltà. Soprattutto questa gara dove l'abbiamo alzata un po' di più al 93, ci stanno dicendo una cosa: che io a questa difficoltà posso competere solo con chi ho dietro, con i piloti che ho dietro, perché riesco a difendermi chiudendo la porta, ma io con quelli che ho davanti non riesco mai a battagliare. Non ho mai il passo per recuperare chi mi sta davanti. Attenzione. E questo è quello che intendevo quando dicevo che alzarla troppo a difficoltà rischia di essere controproducente un po' per lo spettacolo. Perché diciamo che in questa gara qui a Melbourne sto facendo un po' da safety car, ma non ho per niente un buon passo, soprattutto da quando ho montato le hard. Questa è dimostrazione anche del fatto che la CPU in gara va più forte che in qualifica. Ultimo giro ragazzi, ultimo giro. Ultimo giro, cerchiamo di portare a casa sto ottavo posto, che sono punti importanti. Occhio a Russell che ha avvelenato. Occhio che si infila, Russell tira la staccatona, ma gliela tiro anch'io perché qui non ti lascio niente. Siamo all'ultimo giro. Oh, piano però, non darmi le ruotate. Attenzione che c'è Sainz dietro, eh. Ruota, ruota. Cattivissimo Russell, ma io di più. Stai dietro. Anche se, attenzione adesso che abbiamo la doppia zona di DRS che può essere infamissima. Attenzione. Attenzione perché chi prende DRS qui ce l'ha anche dopo, quindi non devo farmi superare. Ho finito anche l'ERS, quello è il problema. Brutta. Non mi mette da sandwich, allungo la staccata tantissimo, loro devono alzare il piede. E sbagliano perché uno era troppo esterno ed era chiuso, l'altro era troppo interno e hanno dovuto alzare il piede tutti e due. E credo che si siano giocati la possibilità di superare. Avrebbero fatto meglio a rimanere dietro a preparare l'attacco per la successiva zona di DRS. Va a vincere Lando Norris, attenzione. Dai, occhio alla Ferrari perché la linea del traguardo è lontana. Occhio, occhio. Bene, bene, la portiamo a casa questa P8. Bene. Sì, Lando Norris qui vince nel gioco con una gara d'anticipo rispetto alla realtà. E dunque questo è il podio con Sergio Perez secondo e terzo Charles Leclerc. Attenzione, attenzione, c'è un incontro segreto. Andiamo a vedere questi meeting segreti. Anche se, ragazzi, vi dico la verità, li ho testati parecchio, sono abbastanza inutili. In questa prima stagione partecipiamo giusto per vedere, per farvi vedere di cosa si tratta. Però potremmo anche non farlo, perché mettiamo soltanto a repentaglio il nostro apprezzamento all'interno del team. Però vediamo. Anche perché io ho già un'idea su dove andare la stagione prossima. Mi piacerebbe andare in Sauber, visto che Nico andrà in Sauber. E qui abbiamo Alpine, che onestamente perché dovremmo passare all'Alpine? Però questo è l'incontro, ragazzi, non c'è altro da fare. Ci mettiamo seduti al tavolo e abbiamo delle informazioni sulla scuderia con cui siamo seduti al tavolo. Quindi in questo caso ci dicono che la posizione costruttore è decima, quindi è il peggiore in questo momento. E lì sotto vedete i dati dei piloti con i migliori piazzamenti, insomma dati veramente inutili, inutili. E continuando la trattativa, negli incontri successivi ci sblocca altri dati. Vedete, cioè continua a negoziare per sbloccare i prossimi incontri. Ma negoziare di che? Non stiamo negoziando. Non c'è una negoziazione. Io faccio semplicemente seleziona e basta. Continua la trattativa, ci rivedremo al prossimo incontro.
dove avremo ancora più dati, ma non serve a niente. L'ho chiesto in giro. Per fortuna la scuderia non sa nulla del fatto che abbiamo parlato con altre persone e l'incontro è andato anche bene. Lo so, sono fantastica. Non c'è di che. Va bene, di che? Chiaramente il fatto di venire scoperti o meno è totalmente casuale. Ve lo dice la vostra assistente dopo l'incontro. In questo caso ci ha detto che non siamo stati scoperti, meno male, perché tanto non andremo in Alpine. Oh, tra l'altro c'è questa schermata del menu ricerca e sviluppo che ci fa vedere anche gli sviluppi in corso richiesti da noi, in questo caso quello del motore, e quelli invece richiesti da Kevin Magnus, e anche sono questi. C'è da dire però che due di questi erano falliti, e anche se li aveva richiesti Magnussen, io ho usato i miei punti di risorsa per ripararli, tra virgolette, quindi li ho rimessi in sviluppo per la volta prossima. Anche perché non so se quel pulciaro di Magnussen li avrebbe messi a riparare. E adesso, signori, ci tuffiamo nel tostissimo weekend di Suzuka, ma prima un messaggio per voi. Siamo presso la pista Ego Kart qui a Roma e sono qui oggi per annunciarvi il primo evento a marchio Xander Racing, perché su questa pista il 26 giugno si terrà un gran premio e parteciperete anche voi. Sarà strutturato in questa maniera: ci sarà un briefing pre-gara, poi una qualifica di 5 minuti per stabilire l'ordine di partenza, dopodiché la gara, 40 intensissimi minuti di gara con tanto di pit stop per il cambio batteria. E poi l'avete mai provato un kart elettrico? Sapevate che hanno anche il turbo? L'unica cosa è che ci sono posti limitati, è la sessione unica e abbiamo 10 caselle in griglia da riempire. Quindi vi lascio in descrizione il link per le prenotazioni, all'interno del quale trovate anche tutte le altre info sull'evento. Affrettatevi a bloccare il vostro posto, anche perché per chi prenota prima del 15 giugno c'è anche un importante sconto sulla quota di iscrizione, quindi approfittatene. Se avete domande potete lasciarle qua sotto nei commenti, io vi aspetto qui a Ego Kart il 26 giugno. Ci si vede in pista! Un benvenuto a tutti da un circuito che negli anni ci ha regalato emozioni incredibili. Basti ricordare le prestazioni di Verstappen nel 2023 e di Vettel nel 2019. Abbiamo avuto la fortuna di assistere ad alcuni fenomenali giri di pole position. Ma chi la conquisterà oggi? Signori, siamo a Suzuka. Rido perché la gara sarà sul bagnato. Il gioco è appena uscito e attualmente non si trovano in giro setup da bagnato per Suzuka. E quindi io mi sono letteralmente dovuto inventare di sana pianta un assetto, incrociando quelle quattro conoscenze basiche che ho. Ma io sono assolutamente una pippa nel fare gli assetti da zero, quindi non so cosa succederà. Inoltre la gara è sul bagnato, ma le qualifiche sono sull'asciutto, e io ho un assetto che fa schifo probabilmente in entrambe le situazioni. Se a questo aggiungiamo che Suzuka è una pista su cui non sono mai andato bene storicamente perché non mi fa impazzire, la vedo molto tragica oggi. Prima di scendere in pista volevo dirvi una cosa. Negli scorsi video qualcuno giustamente mi ha detto: visto che giochi con la visuale abitacolo, perché non metti anche l'audio modalità pilota? E vi faccio vedere cosa intendo. Sulla voce mix a bordo, nelle impostazioni audio, di base, di default, c'è cinematografico. Spostando su pilota, il gioco simula l'audio che sente il pilota nel casco, quindi è tutto molto più ovattato, adesso lo sentirete, ed effettivamente si sposa molto meglio con la visuale che utilizziamo. L'unica remora che ho è questa. Io, come sapete, nei miei video faccio dei montaggi per cui alterno la visuale interna, quella da cui gioco, con quella del replay, quindi quella esterna televisiva. Se mettiamo il mix in modalità pilota sentiamo tutto il suono ovattato e magari potrebbe cozzare un po' quando l'immagine poi passa sulla telecamera televisiva del replay. Quindi questo weekend a Suzuka lo faremo con l'audio in modalità pilota. Ditemi voi se vi piace di più così, anche se magari cozza un po' di più con i momenti in cui vi metto il replay, oppure se volete quello standard che almeno cozza un po' di meno. Quindi aspetto la vostra nei commenti, questa cosa la lascio decidere a voi. Quindi proviamo com'è questo mix pilota. E intanto cerchiamo anche di strappare il biglietto per il Q2, che non sarà affatto facile visto che abbiamo l'assetto di Topolino. Ecco, sentite l'audio com'è diverso, come ho battato, perché simula proprio quello che sente il pilota dentro il casco. Vedete che si fa più fatica a sentire i giri del motore quando scendono un po' di volume con questo mix audio. In scalata faccio un po' fatica a seguire i giri del motore, comunque per ora siamo in P13, che non è un gran tempo, Anche perché il mio giro era, non dico perfetto, ma insomma, era un buon giro. Non so quanto margine ho per migliorare, sinceramente. Tanto montiamo gomma nuova, perché un altro tentativo sicuramente lo dovremmo fare. Al momento il quindicesimo è Pierre Gasly che fa 1.31.3, noi facciamo 1.31.0, in realtà un po' di margine ce l'abbiamo, però io per non rischiare un altro giro lo farei. Ma ragazzi, questo era veramente il mio giro perfetto, non credo di avere in canna niente più di questo. Vediamo.
P11, c'è tanto da soffrire. Questo, ripeto, era il mio giro perfetto. Ed è un 1.30.7. Verstappen gira in 1.29.8. Vabbè, non è riferimento nostro Verstappen, però. Comunque in Q2 ce l'abbiamo portata. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, ho fatto un primo tentativo che però non è andato bene, ma avevo gomma usata e ho fatto anche un errore al tornantino. 1.32.8. Vediamo un attimo però il riferimento. Per stare dentro è 1.31.1 di Guan Yu Zhou. Sarà tostissima. Cerchiamo però di fare il possibile. Ah, mamma mia, l'ho persa. Ragazzi, questo è un assetto totalmente sbagliato. Poi Suzuka è una pista dove l'aerodinamica conta tantissimo. Non è una di quelle piste su cui è trascurabile, perché è pieno di curboni veloci, quindi se sbagli l'assetto lo senti tanto tanto tanto. Siamo stretti, stretti, strettissimi. Avremo il DRS. No, più 11 no, dai. No, al primo degli esclusi, nostro Nico. Che peccato, che peccato. Per un niente, raga, per un decimo, per un decimo. Prima eliminazione al Q2 per Nico. Per la prima volta non arriva al Q3 in questa stagione. L'amato circuito di Suzuka è rimasto un paio di anni fuori dal calendario, ma ora è tornato nel cuore del programma di Formula 1. Benvenuti al Gran Premio del Giappone. Perché siamo scalati in P10? Ah, Hamilton ha penalità, ok. Prima di buttarci in questa odissea qui a Suzuka, fatemi ringraziare gli ultimi due abbonati, che sono Michele Gorlin, o Gorlin, non so dove cade esattamente l'accento, e Buffalo White. Grazie mille ragazzi, e grazie a tutti coloro che si stanno riabbonando di mese in mese, aggiornando costantemente la mescola della gomma che c'è vicino al nome. Grazie ragazzi, grazie a tutti per il supporto. E direi che possiamo scendere in pista, ma prima accertatevi di aver messo like a questo video. Avete fatto? Dai, andiamo. La strategia di gara. Beh certo, giustamente la strategia di gara ci mette... Questo è chiaramente un bug ragazzi, molti di voi me l'hanno scritto, è ovvio che sia un bug il fatto che il gioco di base ti fa partire con le gomme slick sul bagnato. Io voglio sperare, se vado a fare modifica strategia... No raga, è no, sta cosa va risolta però, è no! Ma io posso buttare la gara perché non posso partire con le... di gomme wet sul bagnato? Ovviamente gli altri sì, immagino. Tanto con le slick si può andare sul bagnato, no? Voglio dire proprio con che gomma partono gli altri. Tutti con gomma rossa. Attenzione. Tutti con gomma rossa. Questo è molto interessante. C'è anche qualcuno con gomma bianca? Mamma mia. Questo è molto interessante, allora. Cioè, è comunque un bug imperdonabile, però se non altro... Siamo tutti a parità di condizioni. Mo voglio vedere però se gli altri si fermano. È così inguidabile, raga. Bisogna dare piano piano il gas. È veramente inguidabile. Provo a infilarmi, però... No, non posso provare a infilarmi. Dove vado? Ma devo preparare pure il pit stop, però attenzione. Ma poi sarà da full wet qui. Sì, questo è full wet, credo. Ma guarda quanto corrono poi queste slick questi, oh. Bello mio, stai dietro. Devo stare comunque davanti a Magnussen, perché se mi supera e poi si ferma anche lui sono dolori. In questo momento Magnussen è dietro di noi. Comunque vanno fortissimo gli altri sul bagnato, raga. Ma che è sta roba? Sono bagnato con le slick, sottolineo. Il problema non è tanto nostro, perché io la macchina la sento slittare. Il problema è degli altri che non slittano. Che guidano come se avessero le intermedie. Guarda Magnussen come corre. Guarda. Stai dietro. Porca miseria come si imbarca. E non vanno ai box. Vabbè. Mo voglio proprio vedere. Mamma mia. Mo voglio proprio vedere che gara è, allora. Vado ai box solo io. Bene. Ok, let's go now. Come on. Ahi. Fantastic stop. Faster than we were expecting. You only have to stop once. Ok, adesso inizia la nostra gara vera e propria. Anche se abbiamo l'assetto di Topolino, però gli altri hanno le gomme slick, porcaccia la miseria.
e gli altri comunque dovranno fermarsi, perché visto che sono buggati e corrono come se fosse sull'asciutto, dovranno cambiare mescola. Ma vediamo i tempi sul giro però, eh. Vediamo i distacchi. Io ho 21 secondi di ritardo, vediamo quanto guadagno. No, guadagniamo un botto, raga. Solo nel primo settore gli ho preso 2 secondi a Gasly. Giustamente guadagniamo un botto, quindi non vanno come se avessero le intermedie o le wet. Vanno piano. Sarebbe bello però che Codemasters ci venisse a spiegare per quale motivo questi non si fermano. Oltre a spiegarci anche per quale motivo siamo dovuti partire tutti con le slick, ma vabbè. Aspettiamo con ansia questa patch, sperando di non vedere almeno più ste cose. Dunque, raga, io continuo a ripetere che... Ora, questo è chiaramente un bug e penso, spero, voglio credere che verrà fixato, perché altrimenti il gioco è veramente rotto nell'anima. Però continuo a pensare che sì, il sistema di guida ha i suoi difetti evidenti e sono molto curioso di vedere quanto potranno cambiare con la patch. Cioè, chi dice che non cambierà nulla, io in realtà non credo che questi che i problemi che ha il driving system siano problemi irrisolvibili tramite uno o due aggiornamenti. A me quello che preoccupa è l'intelligenza artificiale, l'ho già detto nella recensione, secondo me è il vero grande problema di F1.24 e anche di tutti quelli precedenti, perché ci può anche stare il bug, cioè è un bug, il gioco è appena uscito, ragazzi, i bug esistono, non è che ci nascondiamo dietro un dito, e posso anche capire il bug che ci fa partire tutti in gomma slick, lo posso capire. Ma è possibile che l'IA non ha una routine comportamentale che in condizioni da full wet, se hai gomma slick, ti fa rientrare e montare gomma da bagnato? Cioè, perché la cosa grave, secondo me, non è tanto il bug iniziale, ma è che non rientra nessuno. Questa, secondo me, è una roba di una gravità assoluta, perché non è un bug, è proprio una deficienza dell'intelligenza artificiale, capite qual è il problema? Cioè, vuol dire che l'IA è talmente stupida che non si rende conto che sta guidando con le slick sul bagnato. Ed è una roba gravissima, molto più del bug, perché il bug si fissa e amen. Ed eccoci, è che ci riaccodiamo al gruppo. E adesso la gara si fa interessante, perché sì, siamo più veloci, ma dobbiamo comunque superare. E comunque siamo molto più veloci di quelli in fondo al gruppo, ma quelli davanti stanno tirando parecchio. Se guardate la minimappa... c'è il gruppo di testa che è abbastanza scappato. Non so se quelli ho il passo per andare a prenderli, ma dovranno fermarsi comunque. E io poi sul dritto vado pure piano, perché ho l'assetto super carico, quindi ho alzato le ali al massimo e si vede che sul dritto vado male. È in curva che guadagno tanto. Non è che qui non posso infilarmi, però qui comunque ci faranno perdere un sacco di tempo. Provo all'esterno che poi diventa interno. Sì. Ciao Pier. Qui provo a entrare su Yuki. Occhio a non prendere Ricciardo. Bene. Proviamo a uscire forte, apriamo un po' l'ers. Niente, no. Sul dritto proprio sono piantato. Porca miseria però. Uscire forte qui. Beh, mettiamolo in modalità sorpasso sto Hertz. Niente, non riesco manco con l'Hertz in modalità sorpasso. Mi infilo qui di prepotenza, però avete visto che fatica con la macchina tutta carica aerodinamicamente. Come avvertimento collisione, ma che collisione era? Quanta fatica per superare sul dritto un Alfa Tauri. Ah, Hamilton va in box, attenzione, chissà se si accorge che piove. Vediamo se almeno adesso che fanno la sosta al giro prestabilito si accorgono che piove. Proviamo su Ocon, anche qui la mossa all'esterno. Ocon è un po' più duro, infatti, attenzione, non alza il piede. Guardate le gomme posteriori, guardate. Allora, qui voglio farvi vedere una cosa, che è una delle novità che apprezzo di più di F1.24, una delle cose meglio riuscite in questo mezzo disastro che... su alcuni aspetti ci hanno propinato. Guardate l'usura delle gomme posteriori. Quando vi dicevo in recensione che quest'anno il consumo delle gomme dipende veramente da come guidate,
E se fate slittare tanto le gomme posteriori, le bruciate. Guardate le gomme full wet dopo neanche metà gara, sono al 35%. Raga, io temo che un altro pit stop dovrò farlo. Perché altrimenti sarà durissima portarle al traguardo. Questo non l'avevo considerato. Adesso vanno tutti ai box. Però non credo che stiano montando le gomme intermedie o le wet, no, non mi pare. E comunque ragazzi, c'ho Tsunoda dietro che va fortissimo con le gomme slick. C'è bandiera gialla, esistono le bandiere gialle? No, niente, era uno scherzo. Era la prima bandiera gialla che vedevamo dall'inizio della carriera, ragazzi, incredibile. Però si sono sbagliati, l'hanno ritirata subito. Ma era strano. Comunque pure sta cosa è assurda, mo aspettiamo fine gara per dirlo, però... Siamo al quarto Gran Premio, non abbiamo mai visto una bandiera... Non solo una safety car, una bandiera rossa, ma anche una bandiera gialla ancora. E a parte questa che però neanche conta, perché l'hanno esposta e poi subito ritirata. Ed è assurdo che in queste condizioni di pioggia pesante... Tutti corrono con le slick e non c'è manco una bandiera gialla, manco un lungo, manco niente. Non dico una safety car, ma una bandiera gialla. Guardate quanto vanno forte! Questi hanno non solo le gomme, ma pure l'assetto da asciutto. Va come pistano. Togliti, oh. Tanto quelli davanti non riesco a recuperarli, raga. Mi pare assurdo. Mi pare tutto assurdo. Tsunoda va. Chi è quest'altro? Ma raga, sembro io quello che sta guidando con le gomme slick e loro con le gomme wet. Ah, ci consiglia di montare le gomme intermedie, quindi probabilmente anch'io adesso ho sbagliato mescola, perché la pioggia è diminuita e andrebbero bene le gomme intermedie. Io a questo punto non so se fermarmi e come montarle, perché tanto queste gomme, ragazzi, sono bruciate praticamente. 55%, non ci arriviamo fino in fondo, facciamo pit stop e montiamo, dai. Dobbiamo far. Mi sto facendo superare da tutti per sistemare le gomme. Dai. Andiamo in box. Boh, vabbè. Right, let's go, come on. Questo succede anche perché il gioco, questo gioco che continuo a dirlo, dovrebbe inserire come F1 Manager l'indicazione dell'acqua presente sul tracciato per capire qual è la gomma adatta, perché nel momento in cui il gioco ti fa partire con le slick tu non sai se è da wet, full wet. Io ho messo le intermedie. Ho messo le full wet prima, ma in realtà forse era da intermedie o forse era da full wet prima, poi adesso effettivamente la pioggia è un po' diminuita. Comunque, siamo in P19, gara da ricostruire, ci abbiamo 10 giri, vediamo la differenza di passo, se c'è, contro questi signori qui che montano le slick. Io sto notando adesso che mi hanno tolto pure il giro veloce. Oscar Piastri sta facendo gente con le slick e fa il giro veloce. Vabbè. Va bene. Allora, io ho 3 secondi di ritardo da Tsunoda. Vediamo quanto riesco a recuperare, se riesco a recuperare qualcosa in un giro. 3 secondi e 2. Vediamo al prossimo passaggio a quanto siamo. 1,7. 1,7, non facciamo neanche il giro veloce, ragazzi. Questo è tutto dire. 1,7. Arrivo recuperato, sì, 1,2 secondi circa, perché adesso siamo già a 2 secondi. Però non riesco a prendere manco Tsunoda, ragazzi. Siamo in P19 e probabilmente chiuderemo qui. Oh, sapete che faccio? Io mi pianto in mezzo alla pista. Vediamo se esce la safety car. Tanto punti non ne faccio. Ah, bandiera rossa. Bandiera rossa. Cioè, ho dovuto artificiosamente sistemare le cose perché sto gioco è rotto nell'anima in certe situazioni. Bandiera rossa, sessione interrotta.
Quindi adesso io che gomma dovrei montare io adesso? Ce l'abbiamo la gomma nuova Inter? No. Sì, forse questa. Vabbè, gli altri monteranno. Vediamo che gomma montano gli altri. Se non altro adesso il gruppo è compatto. Abbiamo una gara sprint in cui partirò in fondo. Però vabbè, almeno è gara. Che tocca fa, incredibile. Gli altri giustamente insistono con le loro bellissime gomme slick. In partenza ovviamente abbiamo molto più grip. Anche se Ricciardo è partito a cannone. Oh, attenzione! Attenzione qua davanti. Se le danno di santa ragione, c'è Verstappen in P14. Qualcuno largo. Oh, Bottas di traverso. Ma allora scivolate con queste gomme. Dai, diciamo che se non altro questa bandiera rossa che ho creato artificiosamente ci regala un finale almeno decente da godere. Guardalo, guardalo di traverso, Bottas sta facendo rally. E io mi infilo allora. Ma sul dritto sono veramente piantato, raga. Però in curva me la cavo molto bene con l'assetto supercarico, quindi infiliamo anche Max. Great maneuver, you made it look so easy. Comunque la CPU ha problemi solo all'inizio perché ha le gomme fredde, poi sembra quasi che le slick gli vadano in temperatura con sta pioggia, perché dopo i primi due giri in cui soffro un po', poi cominciano ad andare forte. No, ok, l'ho tenuta. Orca miseria, però si sono sporcate le gomme, adesso non tiene più niente. Niente, ripassa Max. Come prima infiliamo Max qui, esattamente come prima. Abbiamo anche toccato leggermente Norris. Vediamo se riusciamo a uscire forte magari con l'Hertz. Niente, ma sono piantatissimo sul dritto. Dove vado? Dove vado? Ho dovuto usare tutto l'Hertz per tenere il suo passo. Dai raga, dai. Mancano tre giri, la zona punti è lì a portata di mano. Cerchiamo almeno di andare a punti. Il problema è che gli unici punti di sorpasso che offre Suzuka sono i rettilinei, dove però io sono vulnerabilissimo. Quindi devo inventarmi i sorpassi in curva. Tipo qui. Oddio, non volevo andare così lungo. Vabbè, alla fine ho attaccato anche Russell. Volevo attaccare solo Norris, ma sono andato lungo. Ottimo comunque, ottimo. Attenzione perché è ancora dentro Russell, eh? Ok, ci siamo messo dietro. E raga, davanti c'è la zona punti. Dobbiamo prendere Logan Sargeant, che sta facendo evidentemente una grande gara, visto che si trova a punti con la sua... mamma mia, con la sua Williams. Guardate quanto vanno più forte, però Russell mi mangia letteralmente. Proviamo a uscire forte con un po' di Hertz. Niente, no, non ce la faccio. In accelerazione non ce la posso proprio fare. Niente, devo provare l'attacco alla chicane, sperando di non perdere troppo tempo qui, ok. Devo provare a entrare come un assassino. No, è troppo lontano. Attenzione. Mi sa che niente punti stavolta. Ultimo giro, serve un miracolo adesso per prendere quelli davanti. Uh,
Cordwell, attenzione. Stavolta Russell però lo attacco, che è uscito male. Attenzione che forse andiamo a prendere anche Sargent. Attenzione, perché sono usciti lenti loro stavolta. Siamo vicini a Sargent, posso tirare la staccata? Oddio, si è messa di traverso, no! Oddio! Niente. Devo desistere, peccato, peccato. Peccato che ho finito le gomme. Un altro giro e... attenzione, un altro giro andavamo a punti. Oh, raga, qui intanto Sergio Perez, zitto zitto, con Verstappen anche fuori dai punti. Andiamo a vedere anche la classifica, che non l'abbiamo mai vista. Che peccato, sta gara, vabbè, peccato. Mi rode non essere andato a punti per la prima volta. Il nostro Nico Hülkenberg è fuori dai punti. Però vabbè, sta gara, ragazzi, è un po' una barzelletta, sinceramente. Verstappen arriva a 14esimo, Kevin Magnussen 17esimo. Andiamo a vedere la classifica, eccola qua. Il nostro Nico Hülkenberg è in P10 in classifica. Primo Verstappen, ma Perez è lì a 3 punti, eh. Quindi nel prossimo Gran Premio avremo gli aggiornamenti. Il prossimo Gran Premio, che è il Gran Premio di Cina, che se non sbaglio è anche gara sprint. Allora, ho richiesto un paio di aggiornamenti per i prossimi Gran Premi, che però arriveranno probabilmente verso Miami. Anzi, torniamo, probabilmente arriveranno sicuramente per Miami, se tutto va bene, che sono l'ala posteriore per avere maggior deportanza e dati di analisi dei pneumatici per avere meno usura gomme. Novità che dovrebbero appunto arrivare per Miami, se tutto va bene. Ma già in Cina ci presenteremo con degli aggiornamenti sulla vettura e vedremo se faranno un po' la differenza. Signori, per il video di oggi è tutto, lasciate un pollicione in su se non l'avete già fatto, se siete nuovi naturalmente iscrivetevi per vedere come prosegue questa carriera con Nico Hülkenberg, e fatemi sapere qua sotto nei commenti se preferite il mix audio di gioco in modalità pilota oppure quello normale in modalità cinematografica, lo imposterò secondo il vostro gusto. Credo che questo video sarà venuto anche abbastanza lungo, quindi non mi dilungo oltre, grazie per essere stati con me, ci vediamo con i prossimi video, questa serie torna sabato prossimo alle 12, ma in settimana ci sono tutti gli altri contenuti assolutamente da non perdere. Un saluto, ciao.